Il fiume Oglio è altamente sfruttato sia dal punto di vista irriguo che ittico-cultureo e oggi sempre più energetico. La sofferenza del corso d'acqua è stata al centro di un partecipato incontro che si è tenuto a Pontevico, nella Bassa Bresciana, organizzato da Europa Verde. A preoccupare sono le potenziali 34 centraline idroelettriche fra Sarnico e Soncino, in poco più di 30 chilometri, che potrebbero essere realizzate, un intervento che andrebbe ad impattare fortemente sullo stato idraulico del fiume e sul suo ecosistema. Una potrebbe essere realizzata proprio a valle del ponte che collega Pontevico con Robecco. L'energia sostenibile non è il fatto che venga realizzata con l'acqua piuttosto che col vento, piuttosto che con il sole. Deve essere sostenibile anche dal punto di vista di impatto ambientale, di impatto sociale. Quindi progetti come quello della centrale di Pontevico sono assolutamente da bandire. Pensate che qui potremmo avere un rigurgito d'acqua fino alla frazione di Monticelli di Verola Vecchia. Quindi con un dissesto pazzesco dal punto di vista sia paesaggistico che dal punto di vista naturalistico. Quello che poi va evidenziato è che sul territorio non rimane nulla. Il problema è arrivato anche in Parlamento. Non è infatti tollerabile questo accanimento nei confronti del fiume Oglio. Per quanto l'energia idroelettrica sia un'energia rinnovabile, quindi un'energia pulita, non è però accettabile che queste centraline idroelettriche vengano distribuite lungo un corso molto ristretto di fiume. La possibilità che la cittadinanza quindi possa opporsi nasce proprio da momenti di questo tipo e quindi sono fiducioso che le autorità sapranno ascoltare le istanze che stanno arrivando dalla gente. Per bloccare i progetti sono già partiti una serie di ricorsi. Come parco non siamo contrari a questi tipi di intervento. Siamo contrari a come vengono effettuati senza nessuna regola, senza nessuno studio. Abbiamo fatto ricorso contro le due province di Brescia e di Bergamo al Tribunale delle Acque perché per noi questo modo di portare avanti questa tematica è assolutamente inaccettabile.